Buongiorno, anzi buonasera per la verità, buonasera a tutti dal Centro Studi Piero Calamandrei e dall'avvocato Raffaele Torrese e benvenuti al webinar di questa sera, webinar devo dire attesissimo e veramente richiestissimo, webinar avente ad oggetto gli aspetti processuali più rilevanti ai fini dell'esame di avvocato 2023. Buonasera Giovanna. Ovviamente, e buonasera Viviana e buonasera Mario, sono contento di leggervi. Buonasera Michele. Ovviamente, ragazzi, come prima cosa, ringrazio già Giovanna che me l'ha detto. Buonasera Mary. Volevo chiedervi se mi vedete e mi sentite bene, perché questo mi permette effettivamente di proseguire, di avere contezza del fatto che mi state ascoltando. Ciao Carol, buonasera. Buonasera. Buonasera Ludovica. Ah, perfetto, anche Ludovica mi dice che mi vede e che mi sente bene. E quindi effettivamente possiamo iniziare. Ovviamente, buonasera anche a Maddalena e a Michele. Ovviamente, ragazzi, questo webinar, lo sapete, si inserisce nel solco di quello che è il nostro corso di preparazione all'esame di avvocato 2023, in particolare gennaio-marzo 2023. E quindi chiaramente questo webinar rappresenta un momento non di completamento perché siamo neanche a metà del guado. Però rappresenta un momento importante perché lo sapete benissimo, da qualche anno l'esame di avvocato si sviluppa in questa formula ibrida, la formula del doppio orale, che si caratterizza per delle tematiche, dei quesiti che sono sì quesiti di diritto sostanziale, ma hanno anche effettivamente tutta una parte, tutto uno sviluppo processuale. E quindi presentarsi all'esame di avvocato con le idee chiare da un punto di vista sostanziale, ma poveri da un punto di vista processuale, rappresenta una scelta inopportuna. Chiaramente ne approfitto per darvi giusto qualche promemoria prima di iniziare e quindi chiaramente vi ricordo che il nostro corso esame di avvocato, corso che dura da gennaio sino a marzo, si compone di due lezioni settimanali. Una lezione, che è la lezione che teniamo ogni sabato, di carattere teorico-pratico, dove partiamo dall'analisi di una traccia di diritto civile e di una traccia di diritto penale, per poi effettivamente andare a sviluppare tutto un ragionamento che normalmente dura anche più di 4 ore, su tutta una serie di istituti che sono contigui alla traccia. E quindi in buona sostanza noi partendo dalle tracce andiamo a colmare le nostre lacune in termini di preparazione di diritto civile e di diritto penale in tutta una serie di aspetti, in tutta una serie di materie. E quindi se la traccia è sul preliminare di preliminare, io non parlo solo di preliminare di preliminare, parlo anche di tutte le altre ipotesi di preliminare, parlo anche degli altri accordi preparatori alla conclusione del contratto, come le opzioni e le prelazioni. Intanto buonasera anche a Giulio, a Vanessa, a Luca, a Federica e a Stefano. E un'altra lezione settimanale, quindi un corso che si compone di due lezioni settimanali, un corso molto intenso, che è la lezione di aggiornamenti giurisprudenziali. Non dimenticate infatti che il format aggiornamenti giurisprudenziali è un format che si compone di una prima parte pubblica, quella che vedete pubblicata ogni mercoledì sera alle 21 sulla nostra pagina, ma anche di una parte privata e quindi evidentemente di una parte che è riservata solo e soltanto ai nostri iscritti. Non vi tedio ulteriormente parlandovi del nostro corso, lascio parlare le riviste giuridiche che hanno parlato di noi e hanno parlato di noi come la prima scuola in Italia per percentuale di superamento dell'esame di avvocato. Il 97% dei nostri iscritti hanno superato l'esame di avvocato, una percentuale mostruosa se pensate che normalmente il 30% delle persone
che sostengono l'esame di avvocato lo superano. Peraltro, lo dico sempre, tutti coloro che hanno seguito con noi il corso per la prima prova orale e poi anche per la seconda prova orale hanno tutti superato l'esame di avvocato. Quindi chi ha preparato la prima e poi la seconda con noi al 100% è dentro. Qual è il motivo per cui sono dentro? Non è la bravura mia come docente, né la bravura dei relatori che con me sviluppano il format aggiornamenti giurisprudenziali. È un problema di metodo. È il metodo che abbiamo trovato, il metodo individualizzante, che dà spazio al singolo studente e che cerca di sviluppare le capacità di quel singolo studente. Quindi noi battiamo sul singolo iscritto e cerchiamo di sopperire alle sue mancanze, alle sue deficienze e svilupparne i punti forti. È grazie a questo approccio che abbiamo raggiunto la percentuale bulgara, lo ripeto perché ci tengo, del 97%. Ultima cosa, troppo buona Giovanna, tre sono le modalità per seguire questo corso. Il corso si può seguire come adesso voi state seguendo questa diretta, parlo con chi mi sta ascoltando dal vivo, e quindi diretta con interazione online continua. Io adesso leggo un commento di Rossella e le rispondo. Ciao Rossella, buonasera. E così via, domande e risposte, interazione continua ma online. Secondo metodo, seconda modalità, quella differita, che in particolare è la modalità prediletta da chi per impegni professionali o familiari, penso a chi ha già una famiglia per esempio, non può sintonizzarsi sempre e comunque all'orario in cui è necessario ascoltare il video, all'orario in cui effettivamente il video, la diretta, la traccia viene sviluppata. Per costoro vi è la possibilità anche di ascoltarci in differita, quindi vi è la possibilità di ascoltare le lezioni ogni qualvolta si vuole. E tutte le lezioni, questa compresa, restano registrate fino allo svolgimento della vostra prova orale, quindi sarete sempre e comunque coperti. Ultimo metodo per seguire il nostro corso, e questo è rivolto ovviamente per lo più agli studenti campani, ma negli anni abbiamo ricevuto anche tante belle visite a sorpresa, tra virgolette, da studenti non campani, la possibilità di venire in sede e ascoltare dal vivo le nostre lezioni. Come sapete, io fisicamente, i docenti fisicamente si trovano a Napoli. Ciò detto, vi ricordo ancora, e poi partiamo davvero, che domani alle 15, ciao Betty, abbiamo la risoluzione di un tema di diritto civile per il concorso in magistratura. Che dopodomani alle ore 15, ciao Tracy, ci fa molto piacere. Che sabato alle ore 15 abbiamo la risoluzione tracce per l'esame di avvocato, quindi un altro appuntamento imperdibile per voi che mi state ascoltando adesso. E sempre sabato alle 16:30 il nostro solito webinar sulla preparazione per i concorsi pubblici. Come sempre vi dico, se apprezzate tutto il lavoro gratuito che noi facciamo e in generale tutta la nostra attività di formazione, seguiteci sui nostri social. Siamo su Facebook, da cui trasmettiamo questa diretta, Corsi di Formazione Giuridica 2023, ma siamo anche su Instagram e su YouTube, lì ci chiamiamo Centro Studi Piero Calamandrei. Abbiamo anche un sito che vi invito a visitare, www.centrostudipierocalamandrei.it, nel quale trovate anche il nostro blog, dove ci sono tutti gli articoli più interessanti. Oltre all'esame di avvocato, prima prova e poi seconda prova, noi prepariamo anche per tutti i concorsi pubblici, sia quelli tra virgolette più complessi come magistratura, sia quelli un minimo più semplici come Regione Campania, DSGA, Ufficio del Processo, tanto per dirne alcuni. I nostri corsi iniziano sempre prima che i bandi vengano pubblicati. Per quale motivo? Perché spesso tra la pubblicazione del bando e lo svolgimento delle prove vi è un lasso di tempo troppo breve. E quindi evidentemente, onde evitare che voi non abbiate il tempo per studiare, noi partiamo prima. Quindi già da oggi contattateci per organizzare, per partecipare a questi corsi. Infine i nostri corsi di specializzazione. Penso al corso di specializzazione in diritto di famiglia, aspetti civili e penali che partirà a breve. Penso al corso in TFA sostegno, penso al corso in criminologia, eccetera, eccetera. Tutto ciò detto,
Chiaramente per qualunque informazione sulle iscrizioni dovete contattarci in privato o sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023 o mandandoci una mail al centro studi Piero Calamandrei @gmail.com. Tutto ciò detto, partiamo con il nostro webinar odierno. Un webinar a dir poco importantissimo, visto che le date di avvocato si avvicinano. Chiariamo subito una cosa, questo serve a tutti. Non è questo il webinar nel quale discuteremo della riforma Cartabia. Perché? Perché proprio perché so che l'argomento per voi è centrale e molto importante, e proprio perché voglio evitare di concentrare tutto in un breve webinar e quindi di lasciarvi troppi dubbi, di lasciare troppe domande irrisolte, ho deciso di spacchettare questo webinar in due. Quindi avremo una prima parte che si terrà oggi con me su tutti gli aspetti processuali rilevanti per l'esame di avvocato e poi una seconda parte nella quale si parlerà solo di tutte le novità penalistiche e civilistiche della riforma Cartabia. E poi terremo ancora un altro webinar su tutte le tecniche espositive per l'esame di avvocato. Tutto ciò detto, ancora una piccola premessa. Che cosa è rilevante in tema processuale per l'esame di avvocato? Chiariamo una cosa. Tutte le tracce per l'esame di avvocato hanno, o quantomeno dovrebbero avere, perché poi i commissari non è che siano degli esseri infallibili, anzi tutt'altro, dei riflessi processuali. Che vuol dire riflessi processuali? Vuol dire che in ogni traccia vi dovrebbe essere un quid di processuale, ma il compito è un compito di diritto sostanziale. La traccia è una traccia di diritto sostanziale e non di diritto processuale. Che significa questo? Che per esempio le questioni problematiche sono tutte questioni problematiche di diritto sostanziale e non di diritto processuale. Quindi, poi questo è il motivo per cui io sconsiglio l'acquisto di un codice annotato di diritto processuale civile o penale. Potete anche comprarlo, io ve lo sconsiglio nel senso che a mio modo di vedere è un po' un modo per buttare i soldi. Le questioni sono tutte di diritto sostanziale. Gli aspetti processuali che voi andrete a valutare non sono aspetti problematici sui quali dibatte la Cassazione, sono aspetti classici dell'attività di avvocato, del lavoro di avvocato, che però, ecco appunto, un civilista o un penalista deve conoscere per esercitare la sua attività. Tutto ciò detto, iniziamo e partiamo dagli aspetti processuali più rilevanti per l'esame di avvocato, partendo col diritto civile, poi vedremo il penale. Dunque, nel diritto civile, in una traccia per l'esame di avvocato, voi sostanzialmente potete trovarvi in tre situazioni. La prima, quella nella quale dovete agire e quindi nella quale i vostri clienti vi chiedono di operare quali attori. Un'altra nella quale invece voi siete convenuti in giudizio, ma passatemi la tecnicismo perché non sempre l'atto originario è una citazione. Quindi diremmo tecnicamente che vi dovete difendere, poi vedremo come. E una terza tipologia di situazione nella quale siete sì coloro che devono difendersi in giudizio, buonasera Domenico, però dovete altresì contrattaccare e quindi dovrete spiegare una domanda riconvenzionale. Vediamo cosa dobbiamo fare in ciascuna di queste ipotesi. Prima ipotesi è quella in cui è il vostro assistito che vi chiede evidentemente di agire nei confronti di un soggetto. In questo caso, voi cosa dovete fare? Normalmente, quando voi rappresentate gli interessi di un soggetto che deve agire in giudizio, iniziate il giudizio e quindi redigendo un atto di citazione.
atto di citazione che è uno dei due classici scritti processuali di parte con cui può iniziare il giudizio e si caratterizza per il fatto che con l'atto di citazione voi effettivamente evocate in giudizio il convenuto, la terminologia è questa, l'attore è colui che agisce, il convenuto è colui che si difende, quindi convenite in giudizio il convenuto, lo citate in giudizio, fissando altresì la data di udienza. Queste cose erano fondamentali quando l'esame di avvocato era scritto, perché se nell'atto di citazione scritto io non citavo in giudizio il convenuto, io ero già bocciato automaticamente. Qui questi elementi sono un po' meno importanti, però è chiaro che nel parlare, nell'esporre alla commissione direte: io suggerirò dunque al mio cliente, io redigerò per il mio cliente un atto di citazione con il quale converrò in giudizio Caio, per esempio, questa è la terminologia corretta. Quindi si cita in giudizio. Cosa bisogna fare quando si deve evocare un soggetto in giudizio? Tanto buonasera a Domenico e buonasera a Frank. Diciamo che qui questioni di giurisdizioni non ce ne sono, perché voi portate diritto civile, coloro che voi portano diritto civile o diritto amministrativo, quindi non c'è possibilità di fare confusione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. Ci possono essere questioni di competenza, cosa abbastanza rara normalmente, perché? Perché spesso le tracce sono scritte in modo un po' asettico, però chiaramente la regola qual è? Quella per cui il giudizio va incardinato presso il tribunale o presso l'ufficio giudiziario nel quale il convenuto ha la residenza o il domicilio. Buonasera Pietro. Ovviamente, visto che queste cose normalmente la traccia non ve lo dice, ecco perché spesso non sono questioni problematiche. Comunque le regole sono quelle dell'articolo 18 del codice di procedura civile. Allo stesso modo, la competenza è anche competenza di tipo economico, quindi competenza per valore. E vi è l'articolo 7 del codice di procedura civile che vi spiega quando è competente il tribunale, quando è competente il giudice di pace. Anche qui non sono questioni che normalmente accadono, però visto che voi i codici li avete e i codici li potete consultare, sappiate che il 18 serve a capire dove, quindi la competenza territoriale, l'articolo 7 serve a capire presso che ufficio giudiziario. Ovviamente non sempre i giudizi si iniziano con citazione e non sempre le citazioni sono uguali l'una all'altra. Per esempio, vi potrebbe capitare di dover spiegare un'azione revocatoria o un'azione di riduzione. Anche queste si originano attraverso un atto di citazione, quindi l'atto è lo stesso. Allo stesso modo potrebbe capitarvi di dover spiegare un 2932, quando c'è un obbligo legale a contrarre, come un contratto preliminare o una prelazione legale, e voi chiedete al giudice di emanare una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto. Anche il giudizio ex articolo 2932 si incardina con una citazione ordinaria. Molto più rare sono invece le ipotesi in cui un giudizio va iniziato con ricorso. In linea di massima, sviluppare un ricorso o una citazione alla prima prova orale dell'esame di avvocato non è molto diverso. Noi ci battevamo moltissimo quando l'esame era scritto, ovviamente. Mentre invece quando dobbiamo discutere dinanzi alla commissione dobbiamo soltanto ricordarci che mentre appunto con atto di citazione io cito in giudizio i convenuti fissando io la data della prima udienza, quando invece io redigo un ricorso, il ricorso si deposita ed è il giudice che fissa la data di prima udienza. E poi a quel punto il ricorso con la data di fissazione vanno notificate al resistente, non si chiama più convenuto.
Però questi sono passaggi tecnici che dovrebbero essere esclusi dall'esame di avvocato, non perché sono dei fuoritraccia, attenzione, o sono fuori linea guida per niente, ma perché sono passaggi che sono rilevanti quando si scrive. Però ecco, sappiate che se voi non siete attori ma ricorrenti, non dovete citare in giudizio i resistenti, dovete soltanto redigere il ricorso e attendere che il giudice fissi l'udienza. Quando è che l'atto introduttivo è il ricorso? Intanto normalmente il codice di procedura civile vi dice espressamente quando l'azione si inizia col ricorso. Può capitarvi un ricorso per lavoro, ma è difficilissimo, se non impossibile. Molto più probabile che dobbiate spiegare un ricorso per decreto aggiuntivo, un ricorso possessorio, perché no, sia nel caso di reintegrazione, quando il vostro cliente è stato spogliato di un bene immobile, ex articolo 1168, sia nel caso della manutenzione nel possesso, quando il bene immobile è ancora in mano al vostro cliente, ma il suo possesso viene turbato, articolo 1170. E poi abbiamo ancora tre ricorsi, il ricorso cautelare. Ricorso cautelare, il 700, che si fa quando non esistono altre azioni tipiche, e ricordatevi, se dovete preparare un 700, dovete chiarire ai commissari che dovrete dimostrare l'esistenza e del fumus boni iuris, e cioè dell'apparenza del buon diritto, buonasera Gaetano, sia del periculum in mora. Periculum in mora vuol dire che io ho l'esigenza che venga presa una decisione urgente su quella determinata vicenda, perché io potrei subire un pregiudizio laddove attenda invece gli ordinari, i normali tempi della giustizia. Benissimo. Chi cito in giudizio? Chi sono i soggetti che io devo convenire in giudizio con atto di citazione, oppure ai quali devo notificare il ricorso, a seconda di qual è l'atto introduttivo che dobbiamo utilizzare? Se la controparte è una, la risposta è semplice. Ma se nella traccia vi vengono mostrate, tra virgolette, vi vengono presentate più possibili controparti, quindi più soggetti che possono essere citati, dovete sapere che di regola voi potete anche spiegare due o più azioni, una contro ciascuno dei soggetti nei confronti dei quali dovete agire. E questo non è un errore. Buonasera Antonio. Vi sono però dei casi in cui invece tutti i soggetti interessati devono essere convenuti in giudizio nella stessa causa. Sono le ipotesi di litis consortio. Che vuol dire litis consorzio? Di consorzio nella lite, cioè di necessaria compresenza di più soggetti all'interno di quella lite giudiziaria. E l'articolo 102 del codice di procedura civile, questi articoli sono importantissimi, voi dovete memorizzarli e dovete sapere che se vi capita una vicenda su quel punto, voi potete immediatamente trovare la risposta in quell'articolo. L'articolo 102 del codice di procedura civile indica le ipotesi in cui, metto le gocce negli occhi, il litis consorzio è necessario. Quindi le ipotesi in cui è obbligatorio convenire in giudizio tutte le parti interessate. La norma è norma in bianco, cioè non contiene un elenco tassativo delle ipotesi, dovete andarle a ricercare di volta in volta nel codice di procedura civile. Ad esempio nell'azione revocatoria oppure nell'azione di simulazione sono sicuramente litisconsorzi necessari anche il simulato acquirente del bene e anche il soggetto che ha acquisito il bene o per donazione o per atto a titolo oneroso, del cui trasferimento chiediamo la revoca. Bene, e che cosa chiedo al giudice? O meglio, come espongo
le mie domande al giudice. Giudice, vi chiedo di fare che cosa? Partiamo da un dato fondamentale. Tutte le sentenze, quindi siano esse sentenze dichiarative, costitutive o di condanna, hanno alla base un accertamento, e cioè sostanzialmente il presupposto di ogni sentenza è che il giudice accerti la situazione di fatto. Quindi tecnicamente io dovrei chiedere al giudice sempre prima di accertare e poi di dichiarare o di condannare o di pronunciare un qualcosa. Diciamo che la fase di accertamento può essere anche implicita. Ciò che invece è importante è non sbagliare, è la parte successiva. E cioè, ripeto, tre sono le tipologie di sentenze. Abbiamo sentenze dichiarative, sentenze di condanna e sentenze costitutive. Qual è la differenza tra le tre? Con la sentenza dichiarativa, il giudice si limita a prendere atto dell'esistenza di una determinata situazione di fatto o di diritto e altro non fa che dichiararla. Quindi, che significa? La sentenza dichiarativa è una sentenza con cui il giudice non va ad innovare, cioè a modificare la realtà giuridica esistente, ma si limita a prendere atto e quindi a dichiarare l'esistenza di un determinato fenomeno giuridico. Per esempio, classica sentenza dichiarativa è la sentenza di declaratoria di nullità di un contratto. Perché? Perché il giudice non va a rendere nullo un contratto. I contratti nascono nulli e quindi il giudice, il vizio è genetico. Quindi il giudice altro non fa se non guardare il contratto, rendersi conto della nullità, quindi la accerta e poi la dichiara. Quindi non va ad incidere sulla realtà giuridica, prende atto della situazione e la rende pubblica, la dichiara. In questi casi il verbo che dobbiamo utilizzare è chiederemo pertanto al giudice, perché in questo modo si parla alla commissione, poi vi rimando al mio webinar sulle tecniche espositive, ma noi diremo qualcosa del tipo, chiederemo ovviamente al giudice di accertare e dichiarare, questo è il verbo fondamentale, la nullità del contratto. Seconda tipologia di sentenze sono invece le sentenze di condanna. Sono sentenze con le quali io chiedo al giudice di voler condannare un altro soggetto o a pagare delle somme in mio favore o anche condannare ad eseguire determinate attività o a non eseguirle. Per esempio, io posso ottenere una condanna della controparte ad un pagamento in mio favore, quindi chiedo al giudice di condannare quel soggetto a pagare una somma in mio favore, oppure posso anche chiedere una sentenza con la quale il giudice condanni quel soggetto a fare qualcosa. Ad esempio, ripristinare lo status quo ante, no? La famosa remissione in pristino. Hai fatto degli abusi, abbatti e rimetti le cose come erano prima. Oppure anche a non fare. Chiedo che il giudice condanni il soggetto a non innalzare quel muretto sopra il metro e mezzo, per esempio. In questo caso il verbo è condannare. Chiederò al giudice di condannare quel soggetto, accertare la sua responsabilità, vedete l'accertamento sempre, e condannare. In ultimo abbiamo le sentenze costitutive. Che vuol dire sentenze costitutive? Attenti al nome, non lasciatevi trarre in inganno. Sono costitutive quelle sentenze con le quali il giudice va ad innovare l'ordinamento giuridico. Quindi va ad apportare una modifica all'ordinamento giuridico,
allo stato giuridico della vicenda. Il giudice non si limita a prendere atto e a dichiarare una determinata vicenda, ma interviene sulla stessa e cambia le carte in tavola. Classica ipotesi di sentenza costitutiva, per esempio, è la sentenza di divorzio. Voi sapete che con la sentenza di separazione io e mia moglie siamo ancora sposati. È il divorzio che rende me e lei celibi. Dopo il divorzio io torno ad essere celibe o scappolo. E allora la sentenza di divorzio è una sentenza costitutiva perché incide, perché modifica gli status. Io da coniugato divento nuovamente single, celibe, scapolo. Oppure la sentenza di risoluzione di un contratto. Perché? Perché se il giudice pronuncia la risoluzione di un contratto, vuol dire che fino a quel momento il contratto era perfetto, produceva effetti tra le parti. Con la risoluzione vi è una trasformazione dell'ordinamento giuridico. Da quel momento, dal momento della sentenza, il contratto non c'è più, è stato rescisso, c'è stato un cambiamento. Con le sentenze costitutive, i verbi da utilizzare sono pronunciare o disporre. Quindi chiedo che il giudice voglia accertato l'inadempimento, no? Se è risoluzione per inadempimento. Accertato l'inadempimento di Caio, voglia pronunciare la risoluzione del contratto o disporre la risoluzione del contratto. E anche la sentenza ex articolo 2932 è sentenza costitutiva, perché anzi è la sentenza con cui andiamo a creare un nuovo tipo di contratto. E anzi, per essere precisi, è l'unica sentenza costitutiva in senso stretto. Perché? Perché è l'unica sentenza con cui davvero il giudice crea qualcosa. Le altre sentenze costitutive sono in realtà sentenze con cui si va a demolire, no? Come la risoluzione del contratto, o si va a demolire il matrimonio con il divorzio. Infatti si chiamano sentenze costitutive estintive o costitutive a carattere estintivo. Quando noi leggiamo l'ex articolo 2932, voglia il giudice pronunciare, perché è costitutiva, una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo che le parti non hanno potuto concludere. Andiamo avanti. Come si graduano i motivi quando siamo attori? Ovviamente in via principale chiederemo al giudice di accogliere la domanda che ci dia la massima soddisfazione. In via meramente subordinata chiederemo al giudice di accogliere una tesi che ci dà una soddisfazione minore. Quindi in via principale chiediamo X, in via meramente subordinata, solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede Y. Chiaramente se il giudice accoglie X, Y è assorbito. Ovviamente dovete rispettare le ipotesi di mediazione obbligatoria e negoziazione assistita obbligatoria. Anche qui però il fatto che avete a vostra disposizione i codici annotati vi aiuta. Fate in modo da procurarvi codici con leggi speciali oppure ve le portate a parte e quindi non dovete imparare a memoria le ipotesi di mediazione obbligatoria e negoziazione assistita obbligatoria. Perché? Perché le ipotesi di mediazione obbligatoria sono contenute nell'articolo 5, 1 bis del decreto legislativo 28 del 2010. Buonasera Patrizia. Ripeto, articolo 5, 1 bis del decreto legislativo 28 del 2010. Le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria sono invece previste dal decreto legislativo 132 del 2014. Quindi appunto la situazione è abbastanza agevole. Ovviamente se siete attori
direte al giudice che sarete bene attenti a spiegare prima la mediazione assistita obbligatoria o la negoziazione assistita obbligatoria e poi partire con la citazione. Però perché non dire alla commissione ovviamente che non si tratta in ogni caso di un errore tremendo, la mancanza di uno dei due. Voi prima glielo dite e poi dite che non è un grave errore. Se ve lo fanno notare loro che avete sbagliato, state zitti, non fate i presuntuosi. Ma voi stessi direte che bisognava esperire l'uno o l'altra, quando l'uno o l'altra vanno esperite. Poi però direte con chiarezza che in ogni caso, anche laddove vi fosse stata una mancanza e questa mancanza di previo esperimento sia stata notata o dal giudice o da controparte entro la prima udienza e non oltre, in ogni caso il giudizio non viene dichiarato improcedibile, il giudice fissa una nuova udienza entro la quale chi ha interesse deve aver esperito il tentativo obbligatorio. Solo laddove non l'abbia fatto, il giudizio viene effettivamente estinto per improcedibilità. Segnalo inoltre che quando si è attori si può immaginare di dover altresì chiedere un sequestro conservativo, che può essere fatto, ricordatevi, o preventivamente al giudizio o in corso di causa. Quando è che voi spiegate un sequestro conservativo? Probabilmente le ipotesi più opportune sono le ipotesi in cui nella traccia vi viene detto che voi siete creditori di un determinato soggetto, che quel soggetto magari ha un solo bene immobile e quando sapete siete venuti a sapere, sulla base di indizi certi, che il soggetto è pronto a vendere o a donare quell'immobile. Ad esempio c'è un contratto preliminare di vendita sullo stesso. E allora in quel caso voi potreste agire anche con un sequestro conservativo. Non sarebbe sbagliato, ok? Cosa accade invece nelle ipotesi in cui io sono chiamato a difendermi? E quindi nelle ipotesi in cui il vostro assistito è o convenuto in un giudizio oppure resistente, no? Laddove il giudizio sia stato introdotto con ricorso. A volte ve lo dice la traccia qual è l'atto introduttivo, a volte dovete essere voi bravi a ricostruirlo, chiaramente immaginando che l'avvocato dell'attore o del ricorrente abbia fatto bene il lavoro a casa, quindi se doveva iniziare il giudizio con una citazione, abbia fatto una citazione, se doveva iniziare il giudizio con un ricorso, lo abbia fatto con un ricorso. Qual è l'atto che dovete opporre per cercare di paralizzare la domanda della controparte? Se l'atto introduttivo è un atto di citazione, il vostro atto sarà una comparsa di costituzione e risposta. Se l'atto introduttivo è un ricorso, il vostro atto difensivo sarà una memoria di costituzione. Ovviamente è un po' più agevole in questo caso la partita perché voi non dovete costruire il giudizio, ma dovete difendervi rispetto allo stesso. Per difendervi dovete contestare punto per punto le richieste avverse. Cosa che dirò nel webinar sulle tecniche espositive, quindi un piccolo spoiler, voi dovete sempre e comunque fidarvi della traccia. Che vuol dire fidarvi della traccia? Fidarvi della traccia vuol dire che dovete dare per scontato che la traccia dica tutte cose corrette. Quindi nella comparsa di costituzione e risposta non è che potete contestare i dati di fatto che vengono esposti, che vengono detti. Quelli sono elementi indiscutibili. Dovete contestare ovviamente gli elementi giuridici. Io sono l'avvocato Torresi Cecilia e Ludovica, sì, più avanti parleremo anche di penale, ovviamente. Come vado a graduare le difese quando sono un convenuto? Grazie Stefano anche, grazie Giovanna. Ovviamente bisogna, come sempre, spiegare prima i motivi
di difesa e quindi le richieste che comportano il massimo beneficio per i nostri assistiti e poi graduarle, eventualmente mettere quelle che comportano benefici minori. Chiaramente bisogna sempre inserire prima le difese in rito e poi le difese nel merito. Quindi se io voglio eccepire il fatto che, se io voglio eccepire per esempio la prescrizione, oppure se io voglio eccepire il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria o di negoziazione assistita obbligatoria, lo farò subito in rito, dopodiché esporrò le questioni di merito. Peraltro anche sulla mediazione e la negoziazione assistita, noi chiaramente laddove ciò non sia stato fatto dall'attore o dal ricorrente, noi lo faremo presente e chiederemo al giudice di voler fissare un'altra udienza entro la quale dovrà essere esperito il tentativo, altrimenti in caso contrario ovviamente il giudizio verrà dichiarato improcedibile, con la consapevolezza che eventualmente potremmo anche trasferire alla commissione che la cosa non è che comporti un grande vantaggio al difensore. Certo, si guadagna qualche mese di tempo forse, però non è proprio la fine del mondo, insomma, non è questo che ci fa vincere la causa, ci fa essere buoni avvocati. Importante, in alcune tracce è necessario operare la chiamata del terzo in garanzia. Nicla, io ti auguro di superarlo, perché non mi auguro mai il male di nessuno, quindi seguici in questa parte pubblica e ti auguro di superarlo e di darmi poi una buona notizia tra qualche mese. Chiamata in garanzia del terzo. Ovviamente questo è fondamentale in quelle tracce nelle quali voi siete convenuti in un giudizio e vi è un altro, prego, vi è un altro soggetto che in qualche modo dovrebbe manlevarvi dalla responsabilità. Quindi sostanzialmente dovrebbe assumere lui la responsabilità che altrimenti graverebbe su di voi. Esempio classico è quello della compagnia assicurativa. Per esempio, proprio al corso settimana scorsa ho fatto l'esempio della assicurazione sulla responsabilità professionale, ma anche l'ipotesi in cui altri soggetti debbano essere chiamati in manleva, evidentemente. Ovviamente ciò che è importante è che debba essere fatto nella prima difesa, quindi appunto deve essere fatto in sede di comparsa, di costituzione e risposta. In questo caso è il primo motivo di difesa subito dopo quelli strettamente processuali. Non è che invertire queste cose credo vi comporti la bocciatura, salvo che beccate veramente una commissione di mascalzoni, tra virgolette, una commissione di fanatici, va? Di talebani. Però è chiaro, prima eccepisco la prescrizione, poi chiamo in garanzia un soggetto, poi mi difendo nel merito. Ultimo aspetto importante, che pure mi è stato chiesto, sulle spese. È chiaro che voi chiedete la vittoria del giudizio con l'attribuzione di spese, ma qualcuno mi ha chiesto quando è che devo chiedere il 96 terzo comma, la lite temeraria. Risposta che vi do: la lite temeraria si chiede solo e soltanto se controparte effettivamente ha tenuto una condotta di malafede, cosa abbastanza complessa da immaginare nell'esame di avvocato, onestamente, ma il 96 terzo comma lo chiederei solo in questi casi. Emiliano, l'ho già detto, della Cartabia si parlerà in un altro webinar che terremo settimana prossima, il 15 febbraio, non stasera. Veniamo infine all'ipotesi in cui in diritto civile noi non dobbiamo soltanto difenderci, ma dobbiamo contrattaccare. E cioè tutte quelle ipotesi in cui non possiamo limitare a difenderci, quindi a cercare di paralizzare le azioni avverse, ma dobbiamo appunto far valere un controdiritto. L'ipotesi che vi capiterà con maggior frequenza
cioè ciascuno di voi capita una traccia, però spannometricamente l'ipotesi che capiterà più spesso è quella dell'usucapione. Vi trovate in una situazione in cui un soggetto agisce contro il vostro assistito al fine di liberare un immobile o al fine di far accertare il suo diritto di proprietà su quell'immobile, ma il vostro cliente nel frattempo lo ha usucapito, perché c'è dentro da 10 anni con titolo astrattamente idoneo, buona fede, o da 20 anni, e allora voi dovete con domanda riconvenzionale chiedere al giudice di accertare e dichiarare l'usucapione, o meglio di pronunciare l'usucapione. Chiaro? Quindi nella domanda riconvenzionale, chiaramente voi agite come attori, questo è importante, cioè io sono convenuto in giudizio, ok, rispetto all'atto di citazione avverso, rispetto a tutte le difese svolte da controparte, io sono sempre convenuto e quindi mi limito a negare gli addebiti. Rispetto alla domanda riconvenzionale, io convenuto svolgo invece il ruolo di attore. E quindi sono io che devo provare gli elementi costitutivi che sono alla base di quella domanda, secondo il principio dispositivo che regola l'onere probatorio. Onere probatorio che grava sempre su colui che agisce in giudizio, colui che vuole provare l'esistenza di un diritto in giudizio, deve provarne i fatti che ne sono a fondamento. Salvo nelle ipotesi in cui l'onere probatorio sia invertito. Le ipotesi di inversione dell'onere probatorio sono quelle di cui al 1218, e cioè la responsabilità contrattuale, nonché. Sì, rimane tutto sulla pagina. Scusate, prendo un appunto. Esatto, Frank. Nonché, dicevo, nonché le ipotesi in cui vi è una presunzione relativa di una certa vicenda, quindi si presume una determinata vicenda. E quindi o controparte riesce a venire in giudizio e dare la prova contraria, oppure effettivamente si addiviene ad una condanna di quel tipo. E io, sia nel vecchio corso che nel nuovo corso, ho cercato di farvi prendere confidenza anche con quante più ipotesi presuntive possibile. Penso alla presunzione di aborto, laddove ad una madre venisse prospettato l'esistenza di una prospettata l'esistenza di una malattia grave di un feto, eccetera, eccetera. Quindi molte ipotesi in cui poi la giurisprudenza a immaginare l'esistenza di una presunzione. Ovviamente, l'ho già detto e lo ripeto, occhio anche in diritto civile alla prescrizione. Non capitano spesso questioni sulla prescrizione, perché le questioni prescrizionali sono più questioni processuali, però, quello che vi può capitare, sicuramente, sono quelle questioni in cui si discute della natura giuridica di un certo istituto e a seconda dell'esito della discussione se ne ricava un termine prescrizionale diverso. Sto parlando arabo, ora traduco in italiano. Al corso abbiamo visto per esempio tutte quelle ipotesi in cui si discute se una determinata ipotesi di responsabilità sia un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale o contrattuale. E perché la discussione è fondamentale? È fondamentale perché se siamo in materia di responsabilità contrattuale, la prescrizione è decennale. Se siamo in materia di responsabilità extracontrattuale, la responsabilità è quinquennale. Esempio classico, quella della responsabilità precontrattuale, traccia fatta durante il corso. Ancora una cosa da dire in materia civile, in tema di
Memorie. Può capitarvi di dover redigere una memoria? Risposta sì. Io credo che le uniche memorie che vi possano capitare sono le memorie 183 primo termine. Perché? Lo ripeto, perché le questioni che devono capitarvi devono essere questioni prima sostanziali e poi eventualmente processuali. Perché rispondo di sì a questa ipotesi? Perché è possibile che vi troviate in una traccia in cui voi siete attori, il convenuto nel difendersi ha spiegato tutta una serie di eccezioni e voi nel primo atto utile dovete prendere posizioni sulle stesse. E il primo atto utile ovviamente è la memoria ex articolo 183 primo comma. Ad esempio abbiamo visto una traccia al corso dove il medico assicurato per la responsabilità professionale conveniva in giudizio, o meglio, chiamava in causa come terzo la compagnia assicurativa, la quale si costituiva e diceva: io non ti devo mallevare dalla responsabilità perché il contratto assicurativo è fondato su una clausola claims made, eccetera. Ebbene, chiaramente col primo atto utile l'assicurato deve prendere posizione su questa eccezione. Ultima cosa che a mio modo di vedere dovete sapere, ai fini di eventuali impugnative, che in giudizio civile e nel civile sono complesse, sono difficili, sono rare, è sapere quali aspetti, o meglio, quali sentenze sono esecutive dopo il loro passaggio in giudicato e quali sentenze sono invece esecutive anche prima del loro passaggio in giudicato. E cioè mi spiego. Quando viene pronunciata una sentenza e avverso quella sentenza viene fatto appello, la sentenza di primo grado nelle more dell'appello è già esecutiva, cioè produce effetti di diritto, produce effetti giuridici o meno? La risposta è dipende. Dipende dal tipo di sentenza. La regola è che le sentenze di condanna producono immediatamente effetti, le sentenze invece dichiarative e costitutive no, producono effetti solo dal loro passaggio in cosa giudicata. Ovviamente potrebbe capitarvi, ma è molto molto improbabile, io però vi preparo sempre al peggio, potrebbe capitarvi una traccia dove vi trovate dinanzi ad una sentenza che presenta sia capi costitutivi dichiarativi sia capi di condanna. Ed è quello che normalmente accade. Traduciamo tutto in italiano, facciamo un esempio. C'è una sentenza con cui il giudice pronuncia la risoluzione del contratto, e quindi quella è una sentenza costitutiva, però contestualmente condanna il convenuto a pagare le spese legali. Quindi sentenza costitutiva e di condanna, quindi un capo della sentenza è un capo costitutivo demolitivo, un altro capo della sentenza è un capo di condanna. Se l'altra parte fa appello rispetto a questa sentenza, quale parte della sentenza produce effetti? Risposta: la parte costitutiva non produce mai effetti giuridici finché non passa in giudicato, la parte condannatoria invece sì. Tant'è vero che se tu fai appello in sede civile e vuoi far sospendere gli effetti della sentenza di primo grado anche per la parte condannatoria, devi fare un'espressa istanza che si chiama istanza soprassessoria e devi dimostrare intanto che il tuo appello è fondato e o quantomeno si presume, insomma, sembra essere fondato. E in secondo luogo devi dimostrare che subiresti un pregiudizio irreversibile nell'ipotesi di condanna. Tutto ciò detto, io ho finito diritto civile, lo ripeto per l'ennesima volta, non tratto delle novità della riforma Cartabia, ne parleremo nel prossimo webinar, settimana prossima. Se ci sono domande su tutto quello che ho detto di civile, altrimenti passo al diritto penale. Vi lascio ovviamente qualche minuto per le domande.
Per il momento non vedo domande, però ancora un minutino. Allora, non vedo domande, ditemi se è tutto ok e attacco con penale. Grazie Chiara, grazie mille. Allora, penso che possiamo attaccare con diritto penale. Premessa al diritto penale. Diritto penale non è che sia più semplice o più breve da un punto di vista processuale. E la deformalizzazione del diritto penale in questo senso vi aiuta poco, mi fa piacere Maria. Però tutta la parte che riguarda i riti alternativi sarà trattata, grazie mille Svetlana, nel prossimo webinar, quello in tema di riforma Cartabia, perché come sapete la riforma Cartabia ha coinvolto molto i riti alternativi e quindi ho ben pensato di rimettere tutto a quella sede. Allo stesso tempo, in quella sede parleremo anche dell'appello e del ricorso per Cassazione. Io qui invece parlerò di tutto il resto, se vogliamo, e cerchiamo di fare subito qualche chiarimento. Guardando le tracce che sono state pubblicate negli ultimi 2 anni, possiamo agevolmente notare una cosa, e cioè che la stragrande maggioranza delle tracce, diciamo che è centrata su due ipotesi fondamentali. La prima ipotesi che si verifica nell'ipotesi in cui, scusate, ipotesi, la prima ipotesi si verifica quando il soggetto non è stato ancora condannato e quindi o quando costui ha soltanto commesso un delitto e viene da voi per avere notizie sull'eventuale rilevanza penale delle sue condotte, talvolta per la verità da voi può recarsi anche la persona offesa per sapere se quanto da ella subito o da egli subito è un reato, oppure nell'ipotesi in cui questi sia stato magari rinviato a giudizio ma non ancora condannato, o ancora nell'ipotesi in cui costui sia stato condannato e quindi dovete predisporre un appello. Devo dirvi che in entrambe le ipotesi non è che c'è una differenza sostanziale. Chiaro, la traccia si struttura in modo diverso e peraltro questi due tipi di tracce hanno un criterio di difficoltà diverso. Perché nella traccia in cui non c'è ancora la sentenza di primo grado, spesso la grandissima difficoltà per voi è quella di individuare il delitto, e per questo chiaramente vi rimando al corso, ci battiamo moltissimo perché questa cosa riesca agli studenti. Quando invece la sentenza di primo grado c'è, voi avete la fortuna di conoscere il delitto, però le questioni processuali possono diventare più spinose, perché effettivamente dovete mettere un po' più le mani nel processo. Quindi direi onere e onore in entrambi i casi. Alcune cose sono un po' più semplici, altre cose sono meno semplici, va bene? Ovviamente invece le tecniche sono simili. In un caso immaginiamo ipotetiche responsabilità penali, nell'altro le responsabilità penali sono cristallizzate in una sentenza che dobbiamo sormontare, che dobbiamo scardinare. Quindi in entrambe le ipotesi diventa fondamentale la graduazione dei motivi. Nel primo caso motivi di difesa da presentare in un'ipotetica memoria difensiva, nel secondo caso motivi di appello, ma poco o nulla cambia. Nel penale, ancor più che nel civile, diventa fondamentale la graduazione dei motivi di appello. Perché? Perché spesso e volentieri, se le tracce di penale sono ben strutturate, voi vi trovate davanti alla possibilità di
presentare un appello o comunque delle difese da sviluppare sotto diversi profili. Non è come il civile dove di solito i motivi di difesa sono uno, due, nel penale sono molti e si parte dalla richiesta di assoluzione piena, laddove la stessa sia ovviamente possibile, per arrivare all'ipotesi di colpevolezza meno grave, più grave, e cioè va bene, mi hai condannato per tutto, ma ti chiedo quantomeno il minimo della pena e le attenuanti generiche. E quindi il mio obiettivo stasera è quello di cercare intanto di delineare una sorta di scala delle graduazioni dei motivi di appello, partendo come sempre dal più importante, e cioè quello che comporta il massimo risultato, e cioè l'assoluzione piena, per arrivare alle ipotesi invece un po' meno vantaggiose. Allora, quali sono le ipotesi di assoluzione piena, assoluzione con la formula piena? Poi vedremo qual è la formula. Sono le ipotesi in cui o manca un elemento oggettivo del reato, e quindi sei stato rinviato a giudizio per un determinato delitto, ma non c'è l'evento, o non c'è la condotta, o non c'è il nesso eziologico, per esempio, oppure manca l'elemento soggettivo, manca il dolo, oppure la colpa o la pretera intenzione. Ma anche nell'ipotesi in cui invece gli elementi costitutivi del reato, oggettivi e soggettivi, ci sono tutti, ma è presente una causa di giustificazione, la legittima difesa, lo stato di necessità, il consenso dell'avente diritto, l'esercizio del diritto, l'adempimento del dovere, l'uso legittimo delle armi, perché la presenza di una scriminante, voi sapete che rende il fatto, che altrimenti sarebbe oggettivamente e soggettivamente perfetto come reato, lo rende penalmente non rilevante. Chiaro? Se però l'assoluzione piena non è possibile, o comunque dopo aver chiesto l'eventuale assoluzione con formula piena, si passa ad altri due motivi di appello che io direi hanno pari forza, se vogliamo. Anzi, per la verità è possibile operare una piccola scala anche tra questi due. Io direi che il secondo è la prescrizione. Perché dico il secondo? Perché vedete, la prescrizione penale non è un giudizio di assoluzione. Si chiude con una sentenza che sostanzialmente prende atto dell'estinzione del reato e quindi prende atto del fatto che il soggetto non può essere condannato per quel delitto, ma presuppone l'assenza di un giudizio sull'assoluzione, sull'innocenza o sulla colpevolezza. Ecco perché qualcosa è meno rispetto all'assoluzione con formula piena, perché non è una sentenza che assolve, è una sentenza che nulla dice sulla tua colpevolezza. Su un gradino più basso troviamo invece il 131 bis, l'assoluzione per 131 bis. Perché su un gradino più basso? È presto detto. Perché l'assoluzione comporta l'enunciazione del principio per cui tu sei innocente. L'assoluzione per prescrizione comporta l'enunciazione del principio per cui tu non sei né colpevole né innocente. Non possiamo andare a giudicare se tu lo sei, o quantomeno non lo facciamo. La sentenza di proscioglimento ex articolo 131 bis invece, al contrario, questo è importante da sapere e da dire ai commissari, presuppone un giudizio di colpevolezza, e cioè se un soggetto viene mandato esente da pena ex articolo 131 bis, significa che il giudice l'ha trovato colpevole di un determinato delitto. Quindi non c'entra niente con l'assoluzione e con la prescrizione. Sei colpevole,
Semplicemente hai commesso un delitto che di per sé non è grave, poi lo vedremo meglio dopo, che comunque è molto tenue, che ha un'offensività limitata e quindi non ti condanno, ma sei colpevole. Quindi terzo livello di graduazione. Quarto livello di graduazione si ha nell'ipotesi in cui, nella duplice ipotesi in cui, o il soggetto, il mio assistito, è stato condannato per più reati e io riesco a farne venir meno uno, che è una cosa molto importante. Per esempio, se è stato condannato per due delitti e io riesco a dimostrare o che uno non deve esserti addebitato, o meglio ancora che l'uno assorbe l'altro, e quindi tu devi rispondere solo del primo e non di entrambi. Oppure l'altra ipotesi, sia nel caso in cui io riesco a riqualificare il reato per cui il mio assistito è stato commesso in un reato meno grave. E quindi cosa dirò? Voglia il giudice mandare esente da pena il soggetto per il delitto di tentato omicidio, per non aver commesso il fatto, o eventualmente in subordine voglia riqualificare il delitto e condannare il soggetto per lesioni gravi, volontarie, per esempio. Ancora un gradino al di sotto. Vedete, queste ipotesi le ho messe assieme perché riescono a entrare, partono da un giudizio di colpevolezza, però entrano nella vicenda e quantomeno toccano un reato, entrano in un reato, o spazzano via un reato, o lo dequalificano. E allora al di sotto ci sono quelle richieste difensive che invece non montano a far venire meno un delitto o a riqualificarlo, ma puntano sulle aggravanti. E quindi magari faccio venire meno un'aggravante. Se è stato punito per rapina aggravata, io quantomeno faccio condannare il mio assistito per rapina semplice, oppure faccio applicare un'attenuante. Quindi un'attenuante che può essere o un'attenuante tipica, e quindi per esempio aver agito per motivi di particolare rilievo sociale, oppure anche le attenuanti generiche, ovviamente. Oppure magari il mio assistito è stato condannato per due delitti con concorso materiale e io riesco a far applicare il del reato continuato, e quindi il cumulo giuridico con pena molto minore. Non è somma algebrica, ma prendiamo il reato più grave, lo eleviamo, lo moltiplichiamo fino al triplo della pena, purché la stessa non superi mai la pena prevista in caso di cumulo materiale, articolo 81. Ultimo motivo di appello, chiedo semplicemente il minimo della pena. Va bene? Quindi vedete quanta è la graduazione, quante sono le graduazioni dei motivi di appello. Chiarimento sulle formule assolutorie che mi avete chiesto in 85 miliardi in questi giorni. Chiariamoci, perché bisogna essere chiari. Sono di quelle questioni delle quali io non mi metterei a parlare volentieri con i commissari. Cioè, io non mi metterei a dire per quale motivo chiedo che il mio assistito venga assolto. Però voglio avere la risposta pronta laddove ciò mi venisse chiesto dai commissari. Però sono questioni molto spinose, delle quali non discuterei con piacere col commissario, soprattutto col penalista, anche perché non sono questioni chiarissime. Non è che c'è un articolo che vi dice esattamente le formule assolutorie, quali sono e in che casi si applicano. E quindi eviterei anche qua di rischiare di creare qualche attrito con un commissario eventualmente non d'accordo. Ma se ve lo dovessero chiedere, la risposta qual è? In caso di assoluzione piena, sono 5 le formule assolutorie possibili. La prima, vi dico prima le due che vi capiteranno nel 99% dei casi, poi le altre. Uno, il fatto non sussiste. Il fatto non sussiste quando
manca l'elemento oggettivo del reato. Quindi quando manca la condotta, quando manca l'evento o quando manca il nesso eziologico tra condotta ed evento. La formula assolutoria invece è il fatto non costituisce reato o quando manca l'elemento soggettivo del reato, quindi dolo, colpa o preterintenzione, o quando il delitto è perfetto in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ma vi è una causa di giustificazione. Altre tre formule assolutorie che nella prassi possono capitare anche con una certa frequenza, in sede di esame di avvocato sono quasi impossibili. L'imputato non ha commesso il fatto. Perché in sede di esame di avvocato è impossibile? Perché è una causa assolutoria che si punta sul fatto e quindi si punta sul fatto che il pubblico ministero non ha provato, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell'imputato. Ma chiaramente voi non siete in un tribunale, la traccia è diritto puro, non è diritto pratico. Assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, che si ha per esempio in tutte le ipotesi di depenalizzazione, anche qua è molto difficile da immaginare. Oppure assoluzione perché il reato è stato commesso da persona non imputabile, anche questo, onestamente, molto molto difficile. Qualcosina in più sulla prescrizione e sul 131 bis. Istituti non esattamente accomunabili, perché è meglio far assolvere un soggetto, è meglio far mandare senza la pena un soggetto in virtù della prescrizione che in virtù del 131 bis. Ovviamente. Quando è che si può utilizzare il 131 bis? 131 bis, per la mancanza di querela si usa sempre la stessa, perché la formula assolutoria che ho appena detto, il reato è stato commesso da persona non imputabile, per essere completi, o non punibile per un'altra ragione. L'altra ragione in questo caso è il difetto di condizioni di procedibilità. Sul 131 bis non dirò molto stasera, vi ho solo detto come si gradua nei motivi perché ne parlerò sabato durante la lezione del corso per l'esame di avvocato. Faremo un approfondimento abbastanza ampio sul 131 bis, quindi vi rimando alla lezione di sabato. Sulla prescrizione, invece, ricordatevi che la vostra stella polare deve essere l'articolo 157 del codice penale, secondo cui la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, o comunque un tempo non inferiore a 6 anni in caso di delitto e a 4 anni in caso di contravvenzione, anche se puniti con la sola pena pecuniaria. Quindi questa deve essere la vostra stella polare per verificare l'avvenuta prescrizione. Come sempre vi dico, in realtà no, lo dico sempre ai miei corsisti, a voi non l'ho ancora detto, ora lo dico anche a voi, voi non dovete inventare balle quando difendete un assistito dinanzi alla commissione dell'esame di avvocato. Se volete inventare balle, non ve lo consiglio, fatelo in tribunale, ma non in quella sede. Non potete negare i fatti che sono posti dalla traccia. Se il termine di prescrizione non è maturato, non invocate la prescrizione né in civile né in penale. Chiaro? Ultima distinzione, a mio modo di vedere, molto importante in penale, è la distinzione tra reati procedibili d'ufficio e reati procedibili a querela di parte. L'articolo di riferimento è l'articolo 120 del codice penale. Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio ha diritto di querela. Quindi vedete, vi sono due tipologie di reati. Vi sono i reati per cui si procede d'ufficio e i reati per cui si procede a querela di parte. I reati per cui si procede d'ufficio sono quei reati che
per i quali sostanzialmente l'azione penale deve essere obbligatoriamente esercitata nel momento in cui l'autorità giudiziaria riceve la notizia criminis. Quindi in questi casi non è necessaria la querela. In tutti gli altri reati, e poi di questo vi parleranno anche durante il webinar sulla Cartabia, perché le cose sono cambiate, o meglio, molti più reati sono... No, questo è un argomento di diritto processuale penale classico, Ludovica. Semplicemente la Cartabia ha aumentato il numero di reati procedibili a querela. Stavo dicendo appunto che vi è stato un aumento, però dicevo per gli altri reati invece è necessaria la querela della persona offesa. Nei reati procedibili a querela di parte, la querela che cos'è? È una condizione di procedibilità, che vuol dire che un'azione penale eventualmente esercitata rispetto a un reato procedibile a querela di parte, in assenza di querela di parte, è un'azione penale improcedibile, che quindi evidentemente comporta l'assoluzione per l'ultimo motivo assolutorio che vi ho detto prima. Quindi vi è una deroga al principio della obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'articolo 112 della Costituzione. Perché? Perché ovviamente in alcuni casi, stante la scarsa offensività, stante la scarsa gravità del reato, si ritiene opportuno che l'azione penale venga esercitata solo e soltanto su istanza di parte. A volte, per esempio, un reato è procedibile d'ufficio, ma se attenuato è procedibile a querela di parte. Ovviamente bisogna stare attenti, perché? Perché è chiaro che se il vostro assistito è stato condannato per un reato che era procedibile a querela di parte in assenza di querela, l'assenza di querela è motivo di appello, chiaramente. Allo stesso modo, se siamo ancora nella fase delle memorie, se siamo ancora nel giudizio di primo grado, con memoria difensiva bisogna valorizzare chiaramente questo elemento. Bisogna valorizzare la mancanza di querela. Querela che normalmente è rimettibile, ma non per tutti i reati. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché la questione è rilevantissima soprattutto nelle ipotesi di riqualificazione del reato. In alcune tracce ben scritte, e mi picco del fatto che alcune delle mie tracce hanno questa caratteristica, vi trovate dinanzi a un soggetto che è stato condannato per un reato procedibile d'ufficio, ma se andate bene a guardare nella traccia e guardate la giurisprudenza, vi rendete conto che in realtà quel reato deve essere riqualificato e il soggetto deve rispondere per un altro reato che però era invece procedibile solo a querela di parte. In questo caso, se voi riuscite a ottenere la riqualificazione del reato, mandate il vostro assistito addirittura esente da pena. Esente da pena perché quell'azione penale spiegata nei suoi confronti è un'azione improcedibile per assenza di querela. Si può formulare in questo modo la frase, Rachele, senza problemi. Quindi, soprattutto, il problema sia nell'ipotesi riqualificatoria. Domanda ultima. Come faccio a sapere se il reato in questione è procedibile d'ufficio o meno? Esiste una norma che rende chiara la differenza? Dunque, non esiste una norma generale o un principio generale chiarissimo, come, tanto per dirmene una, come distingue i delitti dalle contravvenzioni, guardo al tipo di pena, no? Se la pena è la reclusione o la multa è un delitto, se la pena è l'arresto o la contravvenzione è o la... non mi viene la parola, avete capito, o l'ammenda è una contravvenzione.
Se sta nel secondo libro è un delitto, se sta nel terzo libro è una contravvenzione. Niente di così netto, niente di così facile. La regola normalmente qual è? Che i delitti per cui si procede d'ufficio sono normalmente quelli che attingono beni giuridici più gravi. Quindi la ripartizione si fa normalmente per beni giuridici. Reati contro lo Stato, reati contro l'amministrazione della giustizia, reati contro la pubblica amministrazione, sono tutti procedibili d'ufficio. I reati procedibili a querela di parte sono normalmente, bravo Michele, i reati un po' meno gravi, come i reati contro il patrimonio e alcuni reati contro la persona. Chiaramente non si può generalizzare, perché chiaramente l'omicidio è procedibile d'ufficio. Consiglio di munirvi di un codice che contenga questa differenza. E se anche il codice grande, quello annotato che avete scelto, non individua per ogni delitto questo aspetto, potete scegliervi un codice piccolo, perché vi consiglio sempre di andare all'esame con questo armamentario. Codice grande annotato con la giurisprudenza di diritto sostanziale, penale o civile. E io consiglio sempre il Giuffrè o il Dike. Poi vi serve sempre un codice piccolo, sempre di diritto sostanziale o civile o penale, perché se dovete sfogliare velocemente il maxi codice ci mettete una vita, se dovete sfogliare velocemente il mini codice ci mettete molto meno. Quel mini codice magari trovatelo, io so che la Tribuna per esempio fa questa cosa, con l'indicazione anche della procedibilità d'ufficio o meno. E poi dovete andare anche con un codice di procedura civile o penale, sempre piccolo, da consultare velocemente. Allora, io ho finito, adesso spazio per le domande. Vi ricordo, mentre voi le formulate, domani ore 15, risoluzione tema di magistratura, sabato ore 15, risoluzione tracce esame di avvocato, settimana prossima, webinar aggiornamenti giurisprudenziali mercoledì alle 21 e poi, ma lo vedrete anche nelle locandine che saranno pubblicate, il webinar sulla riforma Cartabia. Spazio per le domande e poi ce ne andiamo a riposare, dormire il cosiddetto sonno dei giusti. Siete stati giusti voi oggi? Se siete stati giusti potete dormire il sonno dei giusti. Caso in cui si rileva la mancanza di querela che non deriva dalla ricollocazione dell'altro perché l'assistito è stato condannato, il difetto procedibile dovremmo rilevarlo come primo motivo, sicuramente sì, perché è in rito, brava Elisa. Potrebbe chiarire che tipo di memoria si redige nelle varie fasi processuali, tipo nelle indagini preliminari o a seguito di avviso e conclusione dell'indagine, sempre la memoria ex articolo 121. Ma guarda, io sul punto non andrei troppo a complicarmi la vita, Giulio. Nel diritto penale, che è così deformalizzato, si parla sempre di memoria difensiva, quindi non ci dobbiamo comprare tutti quei problemi del diritto civile dove se sbagliamo tra citazione e ricorso l'azione è improcedibile, ok? Grazie mille Giovanna. Beh, Stefano, diciamo che sì, nel senso che la costituzione di parte civile può capitarti dove tu porti penali e quindi laddove effettivamente stai sviluppando una traccia di penale, certo. Mentre nell'ipotesi in cui il difetto di querela derivi da una riqualificazione, lo riferisco nel momento in cui si chiede la riqualificazione, certo. Quindi evidentemente che nel momento in cui tu chiedi riqualificarsi il delitto, in quel momento chiedi anche che il soggetto sostanzialmente venga assolto per questo motivo, certo. Non doversi procedere o non lo procedere, in che fase del processo? Giulio, attieniti ai motivi di assoluzione che ho detto io, perché altrimenti mettiamo troppa carne a cuocere e diventa troppo complesso, ok? Se non ci fosse stata nessuna condanna, ma solo citato l'avvocato, solo citato, in diritto penale non si cita, l'avvocato cosa deve fare? Non rida, però non mi è mai capitato. Cioè, ma chiaro che capita, se sai di un rinvio a giudizio, il tuo assistito no, è sottoposto a delle indagini, ma non c'è ancora una condanna, in quel caso presenti una memoria difensiva, va bene?
Allora, se non ci sono altre domande, noi ci salutiamo e vi do appuntamento al webinar sugli aspetti processuali della settimana prossima. Esattamente. Allora, se chiaramente ci fossero altre domande, voi le potete formulare, figurati Ludovica, e senza nessun problema io poi vi rispondo anche per iscritto. Prego Stefano. E lo dico anche a tutti coloro che ci seguiranno in differita. Scrivete e chiaramente io rispondo per iscritto. Va bene? Arrivederci, grazie mille per l'attenzione.